Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Body of Isaac Afterbirth. Io sono Leone e sono qui oggi per fare un nuovo video. E per essere precisi, per fare una nuova partita con un personaggio da tutti molto odiato. Infatti, faremo la partita con The Lost, però non in hard, in grid mode. Perché? Perché teoricamente in hard mode è più facile, visto che in grid mode, The Lost ha meno possibilità. E ovviamente abbiamo la reliquia che sarebbe un ottimo oggetto in molti altri casi, tranne con The Lost. Adesso vi spiego. Grid mode sono 8 ondate di nemici normali, più 2 ondate di boss, più una per il patto con Satana. The Lost come funziona come personaggio? The Lost ha statistiche base, però con l'unimento, quindi non male come cosa. Però che cosa di particolare? The Lost è senza vita, se subisce un colpo muore. Molto semplice. È un personaggio molto difficile da giocare per questo. Infatti basta subire un colpo al di fuori dell'orrimento e si è morti. In ogni caso inizia col D4 che gli permette di rollare gli oggetti. Converrebbe con The Lost fermare ogni wave, visto che è l'unico personaggio che fermando le wave non le stoppa. Cioè non si fa male, anche se ovviamente prende, come si può dire, meno soldi in questo modo. Quindi magari le prime wave si possono fare, appena avete una wave complessa, difficile, potete tagliarla. Molto semplice, tipo questa qua non credo di riuscire a farcela senza perdere l'effetto dell'oggettino. E quindi posso tranquillamente sistemarla in questo modo. In ogni caso, la grid mode si basa tutta sul ricevere soldi. Nel senso, su ricevere il maggior numero possibile di soldi per poter comprare gli oggetti. Tutto si basa sui soldi, quindi è importante saperlo. Qua ci sono oggetti nel frattempo che non mi interessano, quindi sono costretto addirittura a rirollarli. Ma dai, che cavolo, non mi puoi fare questo nella mia vita. Mi ha ridato Pandora's Box. Ecco, questo qua già mi interessa. Quell'oggettino lì in particolare. Prendiamo questa chiave. Magari riusciremo a ottenere qualcosa di utile qua. Scatterbomb, bombe nelle bombe. Interessante ma non troppo. Non male comunque. Poiché posso fare tipo così. E dovrei eliminarli tutti questi. Più quello lì. Ottimo. Ora dovrei mantenere un po' le wave attive. Perché se le disattivassi dovrei non ottenere abbastanza centesimi per potercela fare. Sarà un po' pericoloso. Però spero tanto di potercela tranquillamente riuscire a gestirlo, cioè spero di riuscirci, ecco, molto semplice. In ogni caso eliminiamo questi nemici nel meglio delle nostre possibilità. Ultima wave, ho preso danno. Esplodete, ti prego esplodi. Ragni, ragni fastidiosi, morto. Ecco qua, questo è il motivo. Seppur passano le wave, questo personaggio non si ricarica la roba. In ogni caso, seconda partita, Crackjack mi dà un trinket, Pig Eye, che mi permette di, come si dice, non mi viene il termine, di far avvelenare i nemici. Una probabilità, ovviamente, non è una certezza. Questa è Relax, questa è Tears Up. Ok, Tears Up è utile, molto utile in questo caso. Potrebbe risultare in un potenziamento necessario, soprattutto all'inizio partita adesso in grid mode. Appena prendo danno devo stoppare le wave, devo ricordarmi questa cosa. Con questo Tears Up però non temo molte wave che normalmente temerei, tipo come questa, ecco. E come questa qua con gli Hopper. Gli Hopper, non lo so come, non li so nominare, ecco. Aia. Ok, adesso stoppiamo. Stoppiamo e dovrei avere una chance di poter uccidere tutti i nemici. Non vedo le mosche, scusatemi, anche perché non le avete viste sicuro neanche voi. E va bene così. Andiamo a prenderci anche l'oggetto della stanza del tesoro. Sì? Se prendo un oggetto del cavolo, io rirollo tutto. Già. Proprio se è un oggetto del manga, rirollo tutto. In ogni caso, entriamo qua dentro. Chiavozza per 5 centesimi. Andiamo qua. Cosa c'è di bello? Ah, Gemini, non è male, dai, può essere utile, quindi, perché fa danno ai nemici che mi stanno vicino. Quindi, teoricamente, se il nemico si avvicina troppo, Gemini comunque gli fa un discreto danno. Non è propriamente un danno del cavolo, non ne fa tanto, cioè non fa tanto DPS, fa danni a botta, oserei dire. Nel senso, ogni tanto dà una botta di danno, ecco. Però non male come ogni tanto dia una botta di danno.
La cosa che non mi piace con The Lost, allora, la grid mod non mi piace perché dipende molto da cosa trovi all'inizio. Nel senso, se trovi una stanza come questa, per esempio, in cui ci sono delle rocce, puoi proteggerti e rimanere pressoché invulnerabile per il primo, per questo piano, ok? Ciò ti permette di ottenere dei potenziamenti abbastanza grandi per riuscire addirittura a completarti la stanza. Questo è assolutamente un bene. Però ovviamente se per caso non ci sono rocce o per caso non vuoi sfruttare questa cosa, ma sei sicuro di non farcela. Vediamo, non dovrei riuscire a prendermi un oggetto, infatti. Cosa c'è di bello qui? Nulla in realtà. Proviamo a rirollare. Dai, dai. No. Ah, cavolo, ho rirollato una volta di più perché non credo che stessi rirollando. Prendiamo questo qua, cubo di carne, mi gira attorno e mi protegge dai danni, non è male. Ok, stiamo attenti perché ovviamente questi nemici sono fastidiosi visto che sparano pure. E va bene, lui è l'esempio della fastidiosità. No, mi fa danni. Blocchiamo. Purtroppo, quel colpo ogni tanto ti può fare danni anche se lo schivi da un lato perché non sei abbastanza lontano per poterlo parare. È la sua course, oserei quasi dire. Non gli posso stare neanche troppo vicino per favorire i danni, perché stare troppo vicino significa rischiare tantissimo, visto che può fare l'altro attacco senza avvertire, oserei dire. Ed è vero come cosa, può farlo tranquillamente così a caso, devo dire. Ah, bene, tu sei fuffa, io fuffo. Mostro, mostro non è troppo difficile, non è neanche il nemico più facile però. Più facile credo che sia Duke of Flies, vagamente. Pochi setup sono difficili da utilizzare contro Duke of Flies. Forse Ipecac, ma neanche perché basta un paio di colpi di Ipecac e lo elimini. Quindi proprio è forte. Soymilk, ma neanche. Anche Soymilk fa il suo danno visto che Duke of Flies evoca tante mosche. Uscirò dalla stanza, finito questa cosa perché ho perso l'Elemental. E mi serve purtroppo riuscire a ottenere il boss. Se non ottenessi adesso sarei un mezzo incasinato perché più avanti diventa solo più difficile. Pin, non so quanti, uno solo, ok. Un solo pin in realtà è più facile di quello che può sembrare. Speriamo in un ottimo patto con Satana. Ricordiamoci che The Lost non gli paga i patti con Satana. Proprio si frega tutto quello che c'è dentro gratuitamente. Quindi, ok. Volo, che in realtà è uno speed up in questo caso. Praticamente. Volo, più un oggetto di Gappi, che non è male. Solo per il fatto stesso che è un oggetto di Gappi. È uno speed up credo in percentuale, aumenta di tot la vostra velocità. Non so se funzioni anche in modo rotativo, cioè più avanti. Però dai, avercelo non fa mai male, visto che potrebbe essere utile. Andiamo, eliminiamo questi ultimi nemici e completiamo il primo piano di questa grid mod. Perfetto. Sì, per questa partita casomai lo faccio vedere giusto un attimo. Vai. Scendiamo giù. Scendiamo assolutamente giù. Quanto mi illumino di mezzo però comunque per la finestra? Tantissimo mi illumino di mezzo. Entriamo qua dentro, va bene, mi dai roba. Nel senso letterario, c'ho space, moltiplicatore di chiavi. Usiamolo. E prendiamo quella chiave perché sennò prende, diciamo, meno roba. E il tap, per fortuna, per sfortuna, scusatemi, per sfortuna non ho minimamente vita. Che palle, odio tanto questa cosa. Allora, là in mezzo potrebbe darmi 25 centesimi, però qua in mezzo può darmi 5 centesimi quasi sicuramente. Purtroppo era uno di quei pochi casi in cui non me li ha dati. Che palle, detesto quando succede una cosa del genere. In ogni caso, possiamo ancora entrare qua dentro, giusto? Che mi dà un Abercano, non male come cosa, mi dà dei companion, quindi ottimo. Siamo qua dentro, abbiamo Sharp Tears e Tears che avvelenano, quindi non male, ogni tanto avveleniamo e charmiamo, cioè ci vediamo male di noi e avveleniamo i nemici. Cosa buona, molto buona a sapersi. Ok. Ovviamente per quanto riguarda il gioco ciò non ha troppo significato, nel senso non sono veramente
A parte il veleno, che sì, è un potenziamento, lo charm non è quasi contabile perché veramente potenzia poco il livello, il DPS fattibile, ecco. A livello proprio di DPS aiuta poco. Perché è molto casuale, nel senso potresti charmare il nemico più forte del gioco, per dirvi, anche se nope, e lui potrebbe colpirlo con le sue migliori abilità. Ora, ma allo stesso tempo potresti non charmare mai un nemico forte, e così, cioè, risulterebbe inutile lo charm di per sé. Questa è l'ultima wave, qui sono riuscito a farle senza bloccarle, ottimo. Ora potrei subire due danni stupidi, tipo dire parolacce, svariate lingue sconosciute all'umanità ora come ora, però, ok. Ma dovrei comunque oramai riuscire a giocarmela in modo decente, cioè, non sono stupido. Alla fine l'ho preso il danno, comunque. Ma va bene. Damage più range up. Buono. Quello è un HP up. Interessante. Cosa c'è qui dentro? Nulla, l'ho già visitata, giusto. Proviamoci. Quella è una vita extra, comunque. Come vita extra sono estremamente interessato. Ah, danno preso. Devo fermare wave, devo fermare wave. Non mi fare l'attacco a ricerca. Potrei morire anche qui. The Lost, personaggio difficile. Mio Dio santo, lì quanto poco ci è voluto. Cioè, quanto poco ci è mancato, scusatemi. Non voluto. Ok, manca poco. Ora fa l'attacco quello in cui evoca, fregandosi altamente della situazione. Ok, eliminiamo anche quest'ultimo. Dai, muori. Voglio un HP extra perché mi sento più sicuro. Ecco, semplicemente per questo motivo. One up. Bene, grazie. Ho una vita in più. Ottimo. Assolutamente ottimo, ottimo. Poi è ora patto con Satana e saremo tranquilli. Ah, ti suicidi praticamente, ti uccidi da solo, da sola con quelli che evochi se per caso sei charmata, va bene, interessante. Raccogliamo questa roba qui e andiamo a affrontare questi due. Sono Little Gurdy, ok, Little Gurdy è più pericoloso di quello normale, però dovrei riuscire comunque a giocarmela contro di lui. Vorrei eliminare prima l'altro, tutti e due. Però dovrei riuscire a giocarmela perché ci sono rocce. Se no, probabilmente avevo già chiamato la mia morte. Rocce e baratri sono necessari contro di lui. Perché ha una carica molto difficile da evitare. Nel senso, se te ne lancia due di fila e già la prima l'hai schivata a pelo, ti prende. Ecco. Devo smettere di muoverti col piede così, perché se no voi notate che sta tremando la webcam. Cosa che è vera, non è vostra immaginazione. Però posso grattugiarmi un attimino. Perfetto. Andiamo. Giù. Nelle depths, se non erro. Nelle depths. Vai. Depths. Ottimo. Cosa c'è qui di bello? Un cuore. Inutile. Cosa c'è qua di bello? Ghost Flash. Possibilità di sparare un colpo che rimpicciolisce i nemici. Questo dovrebbe essere l'ultimo tiers up di cui necessito. Perché vi dovrebbe dare tiers al massimo. No. Me ne manca ancora uno. Palle. Io che pensavo che fosse l'ultimo. Io che speravo fosse l'ultimo. Curse of the Tower, evoco bombe quando prendo danno. Nope. Mai. Mai. Ok, li ho charmati, quindi si attaccheranno a vicenda. Praticamente. Buona cosa. Non male. Ho un danno aumentato adesso. Delle tier salte. O almeno decenti in realtà, più che alte. Quindi mi può andare benissimo come cosa. Cosa c'è qui? Ah, ci sono questi due, uno piccolo che è patatissimo in un certo senso, però fastidioso, e uno grande. Lo potrei quasi lasciare quello grande così, tanto chi se ne frega. Dovrebbe anzi aiutarmi contro alcuni nemici perché potrebbe far esplodere, però boh, vedremo. Magari sarà utile. No, si è ucciso. Cioè, più che si è ucciso è morto, quindi l'idea c'era ma non ha funzionato. È entrata in vigore in modo legale. No. Ok, eliminiamoli. Perfetto, devo dire la verità, sembra abbastanza tranquilla come situazione, dovremmo potercela fare easy peasy lemon squeezy. C'è tipo un cane che sta abbaiando fuori? Noto, sento, è noto anzi. Che ho ancora, ho sì le cuffie, però se lo sento io significa che l'avete sentito anche voi molto probabilmente. A meno che per voi non sia tipo in... Allora, questo microfono l'ho settato, che prende soltanto qui da davanti, cioè quello che è per voi è il retro. Se è tipo qua, io faccio così, voi non dovreste sentire nulla. Così sì, però
Questo, se lo faccio qui, qualcosa si sente. Se lo faccio qui, non si dovrebbe sentire. Ok? Va bene. Spero che la spiegazione sia stata utile. Mi rirolli, mi dai qualcosa di utile. Frizzare i nemici. Ho troppi effetti di stato. Ultimo tier sap, ultimo tier sap, vai. Questo è uno stronzo. Tra i tanti nemici che poteva darmi, mi ha dato uno tra i peggiori possibili. Che lui è proprio uno stronzo, bastardo, senza assolutamente nessuna cognizione della stronzaggine che ha in corpo. Potrei prenderci facilmente un danno. Tutto dovrei bloccare le wave alla velocità della luce, perché non riuscirei a farla la seconda wave. Ok, perfetto. Pelo, 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 perché se non l'avessi eliminato in tempo mi avrebbe fregato la cosa, visto che sarebbe rimasta la roba che c'era, i mostri, quelli che giravano, quelli bianchi, le maschere, e avrei preso una marea di danni e mezzo. Muori, ti prego. Muori, ti prego. Devo affrontare l'impossibile nemico senza prendermi quell'ultimo tier sap, sapete? Perché potrei ottenere qualcosa come il patto che mi potenzia. E non avrei bisogno di tier sap quando se trovassi roba come il patto. Ok, quindi teoricamente è più efficiente fare così. Gli ho armati, quindi dovrebbero attaccarsi a vicenda e darmi molti meno problemi come cose. Ok, di nuovo ci ha armato, ottimo. Non dovrebbe attaccare me, ma attaccare i suoi cosi. Danno preso. Pericolosa situazione. Devo fargli ancora un poco di danno e poi è morto. Praticamente. Ho una vita extra, ecco. Quello che volevo dire era questo. Ok, è morto. Per quanto pelo non mi hai preso, tesoro? Krampus? No, Atame, va bene. Prendiamo, prendiamo, non si sa mai. Atame cosa fa? Quando prendo danno dovrei fare un colpo a giro attorno a me, non dovrebbe funzionare, però comunque lo prendiamo lo stesso. Ah, peccato per la carne, perché non ho un aumento di danno, però prendiamoci questo aumento di tiers, così c'ho le tiers al massimo e sono a posto. Dai. Scendiamo giù. Adeoste, secondo me è più difficile in grid mode, ottieni più oggetti, però è più difficile. Mettiamo qua dentro, vediamo cosa c'è. Le scherita colli, i nemici che tocco diventano cacca. Wooden spoon speed up. Ok. Non mi ricordavo fosse così tanto speed up, quindi mi sa che l'effetto dell'oggettino che ho non è il termine. Pull out. E phone pills. Ok, niente. Rivolgiamo questi oggetti. Broken egg? No. Ok, questo qua è un. No, era il jump. Nope. Però vai, posso prendermi il coso per rivolarmi anche. Va bene, ho capito io. So cosa fare, dai. So cosa fare con tutta questa roba. Ok, ho eliminato la parte più complessa in realtà, tipo. Quindi va bene. Scusatemi, ultimamente mi sto concentrando tanto per fare i video, cioè nel senso mi sto concentrando ultimamente. Un video che ho registrato oggi sia di Enter the Gungeon che di questa serie. Sto in silenzio un po' più del solito perché mi voglio concentrare, quindi voglio riuscire a farlo più facile o comunque tralasciando un po' il commentary ma puntando a un gameplay più bellino magari per voi, non lo so, me lo dovete dire voi questo. Non lo posso dire io. Ora, nella speranza che non ottenga nemici che possono colpirmi qua attraverso. Ho ottenuti nemici che possono colpirmi qua attraverso. Era anche l'ultima wave, quindi non posso neanche dire adesso blocco tutto. Eh sì. Ok. Manca cosa? Un paio di nemici mancano. Ok, uno è andato. E questo qua adesso se ne va. Anche lui. Entriamo, usciamo, perfetto. Abbastanza soldi per D6? Mi sembra di sì. Però
Perfetto, D6, nuovo oggetto attivo che possediamo ora, rirolliamo. The Battery, ottimo perché mi permette di contenere le cariche del D6. Perfetto, così posso rirollare anche gli oggetti. Ora ho la possibilità di mantenere la carica del D6, nel senso dovrei tenere le cariche, più cariche del D6, quindi non male come cosa. Se non riesco a batterlo in tempo, posso comunque bloccare la wave. Non ce la faccio a batterlo in tempo questo. Aia, danno preso addirittura, pericolosa come cosa perché questo nemico è forte. Non troppo, però l'ho visto sopra di me quel ragno. Fortuna che c'era la roccia. Mi cago in mano ogni volta che fa questo attacco. Mi metto qua, non dovrebbe potermi colpire, in teoria, poi non so. Praticamente se perdo non avrei. Ah, ho una vita extra. E questa è. Non mi ricordo se è andata di boss, però. No, è andata di boss obbligatoria. Che palle! Ho una vita extra però, quindi non mi dovrei spaventare più di tanto, ma allo stesso tempo sì. Non riesco a essere tranquillo. Ecco. Che palle! Non bersagliarmi con questi attacchi, vabbè, troverò un momento in cui posso attaccarlo tranquillamente. Sapevo che l'avrebbe lanciata. Non ho neanche abbastanza range per poterlo colpire da distanza. Va bene. No, non ho abbastanza range per poterlo colpire. No, coglione, che solo ho sprecato una vita. Vabbè, raccogliamo questi. Come posso fare? Forse non capita di quel tipo. No, di nuovo di quel tipo. È la prima delle due per giunta di Wave. È un dito in culo. Questa Wave forse mi elimina. Danno preso. Ora mi devo tenere un po' qua. Giocarmela safe. Non c'è molto da fare, eh. Vedo che potrebbe eliminarmi. Potrei giocarla in modo molto più aggressivo. Ok. Proviamola, dai. Sono un coglione, mi sono andato addosso. Fatemi vedere quanto tempo sta registrando. 22 minuti? No, non ce la faccio più a completarla. Che palle. No, perché fra poco devo andare. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Madonna, quanto caldo che ho oggi. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace. Qua da Leone è tutto. Ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video. Ciao!